Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il consumo di suolo, la cura, la tutela del territorio e la crisi climatica che sul territorio debole va a colpire. È chiaro che non possiamo neanche stare ad ascoltare ancora una nuova rimessa in discussione del cambiamento climatico, se è di origine antropica, perché assolutamente la discussione è stata esaurita decenni fa ed è come se adesso ci rimettessimo a parlare di terra piatta, anche se è una balla, cioè, chi è una stata persona esaurita decenni fa, mi dica un nome, da chi? La scienza del clima è stata esaurita dal Gore, è uniforme, dall'IPCC, uniforme, e se c'è qualcuno sì, ma che l'IPCC, l'Unione Europea, guardi, 99,9% dei paper a livello mondiale concordano sull'origine antropica della crisi climatica. Quello che sta dicendo Valentina Pretini, se vogliamo fare una redazione, non può dire una cosa. Se iniziamo a fare, allora ci sono due terreni, io non posso fare in una stessa trasmissione di nuovo tutta la storia del cambiamento climatico e il problema delle responsabilità e stringenti e cose da fare sulla Romagna, perché se no finiamo dopo domani. Se uno inizia dicendo non posso bene, però diciamo che la scienza nella sua maggior parte ritiene che il cambiamento climatico sia da una falsità. Bene, quello che ha detto Valentina Petrini è una falsità, posso dire, perché se no facciamo della cattiva informazione. Quello che ha detto Valentina Petrini si basa su un articolo del 2013, ma di cosa stai parlando? Ma non si esce, non la dobbiamo parlare. Bene, ne parliamo un'altra volta? Ne parliamo un'altra volta, vi prego, stiamo parlando della Romagna. Allora, Zatti, possiamo rimanere...